L'orologio del generale, l'orologio del generale. A quest'ora il questore in questura non c'è. Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Niente, considerando l'evento Ucraina, mi sono offerto... Mi sono offerto volontario per dare un servizio. E quindi ho rimesso i sedili. No? Ho rimesso i sedili e sto aspettando che chiamino. Però quello che c'è è che la cosa principale è che tu mandi soldi. Donate, donate, donate. Poi del trasporto in realtà non gliene frega niente. E quindi io mi sono reso disponibile, ho preparato la UAZ, così vado là con la macchina russa e vediamo, insomma, io mi metto là, mi metto al servizio, però ho visto che cioè mi hanno già scritto che non hanno bisogno di evacuare la gente. Allora gli ho scritto, va bene, però ci saranno, avrete bisogno magari per spostare, per portare materiale, no? Va bene, le faremo sapere. Hai capito? E qui proprio per... non dico niente. Va bene, comunque il tempo qui è sempre così, non si capisce più. Poco fa nevicava, adesso è già andata via tutta la neve, visto? Poco fa nevicava, come in realtà anche ieri, nevicava anche ieri, adesso facciamo piano. Veramente mi avranno già sentito, però l'altro giorno, anzi ieri, sono sceso giù di qua. Chissà che animale sarà, sarà un tasso, o la volpe o un tasso, ma io penso di più a un tasso, perché la volpe ha già il suo appartamento, si è fatto un bel seminterrato, non ha la cucina però ha vista buffet, è un monolocale, e dovrebbe averlo là sotto al container, quel container grigio che c'è. Niente, qui dovremo aprire nel periodo, già il prossimo mese, ma il tempo non è tanto per la quale, e quindi, cioè, guarda, siamo ancora in pieno inverno, ma... vedo? E quindi vedremo il da farsi. E
qui di notte, io dovrei piazzare le telecamere qua di notte, no? Perché di notte qua ci sono tutti i giri degli animali, tra cinghiali no, perché non vedo nessuna rumatura, ma tra volpi, fagiani, come si chiamano, i serenchi, i cervi, i cerbiatti, come cazzo si chiamano sti, il stambecco, come si chiama, i cervi, sono i cervi, e questi invece ci sono spesso, si trovano veramente, qui la zona è davvero piena, ma penso in genere, guarda, cacca di cervo. La scuola di windsurf è ancora chiusa, anche la palestra è ancora chiusa, il percorso qua del ponte di guerra per ora è tutto chiuso, e insomma siamo ancora qui allo stato chiuso. Cioè no, nel senso siamo aperti, però adesso le scuole sono ancora attive e quindi quando è stato? Una settimana fa che avevamo il pieno qua di tutti i ragazzi per le vacanze di carnevale e nient'altro, no? Il gazebo ve l'avevo già fatto vedere. Qui si fanno le griglie. Zona fuoco. La benzina è aumentata di nuovo, siamo praticamente arrivati a 1,70 euro. Non ho guardato questa mattina, ma dove andremo a finire? Dovevo mettere i pannelli alla Watts, purtroppo però l'officina del meccanico gliel'hanno chiusa, siccome era tutto molto abusivo, gliel'hanno chiusa e quindi adesso ha già trovato un altro posto, però se lo sta organizzando e ho la radio da mettere, i pannelli da mettere, che roba, come si chiama, la guarnizione anteriore da sistemare, il braccio delle ruote da sistemare, capito? Adesso io questo glielo metto qua e that's it. Si trovano i supermercati, se vuoi fare delle donazioni di cibo, no? Gliele puoi appunto, niente, compri qualche cosa, glielo metti nel carrello e dopo questo carrello, ma lasciamo perdere, dove il popolo ci cade sempre. La storia lo insegna, mica che insegna, la storia insegna. Ah,
vi faccio vedere la palestra, che è libera, non c'è nessuno adesso. Vengono alla sera magari dei gruppi a giocare. Tavolo da ping pong normalmente è qua. Visto? Si sta scaldando. Si sente? Si sta scaldando per questa sera, perché o giocano a pallacanestro oppure a calcetto. Considerando che questi qua non sono stati girati, cioè il canestro non è stato girato, vuol dire che giocheranno a calcetto in tempi di guerra. Qua così, non so se si vede, no? Questi si smontano e si mettono i pali per giocare a pallavolo. E qui d'estate vengono tutte le ragazze 16-18 anni a fare i loro tornei, gli allenamenti di pallavolo, tutte ragazzine. Questa è la palestra.